Bentrovati, come preannunciato, apriamo una finestra su Gran Michele in preparazione alla settimana santa che si vivrà anche proprio la settimana prossima con l'apertura di domenica, la Domenica delle Palme, in cui a Gran Michele si svolgeranno diversi riti, uno in particolare di cui andremo anche a parlare stasera. Occasione qui stasera di proporre una presentazione di un libro che avverrà sabato alle ore 19, che ora ne parleremo insieme a chi l'ha scritto questo libro e anche al vicepresidente dell'associazione di cui parla proprio questo libro che sabato presenteremo. Allora, intanto diamo il benvenuto al professor Saverio Amato che ha scritto questo libro e al vicepresidente dell'associazione Cristo alla Colonna, Elio Angelico. Benvenuti. Grazie. Allora, cominciamo direttamente con lei, vicepresidente dell'associazione, dando Associazione Cristo alla Colonna. Associazione Cristo alla Colonna, che Gran Michele ha una lunga storia che parte dai tempi di Occhiolà e che arriva ai tempi nostri, ai tempi di oggi. Presente a Gran Michele proprio nel periodo pasquale, a cui si collega una storia non conosciuta da tutti o che conoscono a pezzettini, una storia che si è conclusa un po' di tempo fa con una sentenza che parleremo col professore. Poi successivamente Associazione Cristo alla Colonna, o anche comunemente chiamata, conosciuta dai grammichelesi come i civili o i nobili. Allora, lascio la parola a lei. Un riassunto generale dell'associazione. Beh, il riassunto generale dell'associazione, presto detto, perché l'associazione nasce subito dopo la sentenza, perché prima della sentenza eravamo solo coloro i quali erano per discendenza tenuti, e lo dico tra virgolette perché era qualcosa che noi sentivamo fin dalla nascita, a portare il Cristo alla Colonna che era stato donato da queste famiglie che fin dai tempi di Occhiolà avevano fatto sia la cappella che la statua del Cristo alla Colonna. Però non si erano mai costituite né in associazione né in nessun gruppo. Dopo la sentenza abbiamo sentito la necessità di costituirci in associazione e di darci delle regole perché la nostra presenza nella Chiesa dello Spirito Santo, nella parrocchia dello Spirito Santo, non è solo legata nel periodo pasquale, ma è una presenza per tutto l'arco dell'anno. Facciamo parte del Consiglio Pastorale e diamo quello che è possibile nel collaborare il parroco della Chiesa a tutti gli effetti, in tutti i momenti dell'anno, insieme e con i confrati. Lei ci ha parlato dei tempi di Occhiolà, quando queste famiglie nobili, i cui discendenti siete voi oggi qui a Gran Michele, avevate restaurato e realizzato quelle opere necessarie all'altare e alla statua del Cristo alla Colonna a Occhiolà. Il passaggio poi da Occhiolà a Gran Michele, la statua era custodita anche a casa uno di voi, ai tempi, se non erro, in una casa di un vostro vicino alla Zanamuri. chiesa, fino a quando poi fu trasportata in chiesa. Questo passaggio. Allora, cominciamo col dire che la statua venne ritrovata dopo il terremoto di Occhiolà e fu restaurata di nuovo da chi rimase delle famiglie e per un lungo periodo, fino a quando non fu completata la cappella dove tenerla chiusa, questa statua veniva portata la sera, subito dopo il rientro della processione, a casa di Zarabuda, che era proprio di fronte alla chiesa. Veniva tenuta là fino a quando poi, l'anno successivo, non veniva nottetempo riportata col suono delle campane in chiesa e stava fino a quando non c'era la processione. Poi finalmente si completò il posto dove tenere la statua in chiesa e la statua è rimasta per sempre in chiesa. Fino a quando poi è rimasta in chiesa, eravate ancora voi ad avere Sì, il solo diritto, noi. mettiamolo tra virgolette, questo privilegio, questo onore di curare voi l'organizzazione, la realizzazione dei riti che c'erano attorno al simulacro del Cristo alla Colonna. Fino a un certo punto, quando a voi questo diritto, sempre tra virgolette, fu tolto. Nel frattempo, mentre che stiamo parlando, stanno andando in sovraimpressione, grazie alla regia, le immagini del simulacro di oggi, che è originario di quello di Occhiolà. Ci sono anche foto storiche di com'era allora,
tutto questo percorso da Occhiola a Fine dei Birioggi. Come dicevamo, questo diritto, questo privilegio a un certo punto vi fu tolto, fu sottratto. Da quella sottrazione voi avete cercato di mantenerlo anche per vie legali, ma anche di vie legali. Prima eravate attraverso dei privilegi dello stesso principe Carlo Maria Caraffa nell'Occhiola, poi anche attraverso i vescovi dei tempi di oggi c'era questo privilegio. Cosa è successo dopo che ve l'hanno sottratto, tolto? Ecco, cominciamo col dire che ci fu un passaggio intermedio con la nostra partecipazione diretta. Il buon vescovo Mondello ci chiamò e ci disse che i tempi erano maturi e non era più possibile che in chiesa si facessero queste divisioni tra confrati che da sempre, dico io, giustamente avevano il sentimento, l'amore di portare Cristo alla colonna e noi che avevamo il diritto, non altro, il diritto di portarlo, diritto datoci dalla Chiesa. E noi accettammo questo, tant'è vero che ci fu una lettera del Mondello che diceva che anche i confrati potevano associarsi alla processione del Cristo alla colonna. Noi l'abbiamo accettato, anche perché, devo dire, con qualche mal da pancia da parte di qualche famiglia, ma l'abbiamo accettato perché effettivamente i tempi erano maturi per un allargamento e per dare il senso della comunione in Chiesa. Poi ci furono delle cose che è bene non rinvangare e all'improvviso ci fu tolto così questo nostro sacrosanto diritto. Abbiamo dovuto fare una causa che è durata più di 15 anni e finalmente ci è stato riconosciuto questo diritto che noi vogliamo perpetrare insieme e con i confrati, perché la statua è del comune di Gran Michele, è della cittadinanza di Gran Michele ed è giusto che venga portata non solo da noi, ma anche dai confrati, che sono una parte importante della Chiesa. Noi non abbiamo nulla in contrario. Certo, ci sono stati dei momenti pesanti su questa faccenda, anche perché molti miei compaesani non hanno la percezione diretta di quello che è successo e per molti noi siamo stati un po' tacciati come usurpatori, quando invece, grazie al professor Amato, adesso abbiamo sentito il dovere e per questo e anche per un altro motivo. È importante fare conoscere la storia dei nostri paesi ai giovani. Perché purtroppo molti giovani non sanno, non conoscono la storia dei propri paesi. E la nostra storia, anche se si tratta di un piccolo comune, di un comune che è nato nel 1693, subito dopo il terremoto, è una storia piena di avvenimenti, ricca di avvenimenti. Già l'anno scorso c'è stata la presentazione di un bellissimo libro su un'altra chiesa. La chiesa di San Leonardo con il crocifisso di San Leonardo, un libro meraviglioso che traccia anche la storia di quella chiesa. Quest'anno noi presentiamo questo e speriamo che qualcuno che ci ascolta e che ha in mano atti e documenti possa finalmente mettere nero su bianco e fare un libro sulla storia di Gran Michele, che è ricca di personaggi, ricca di avvenimenti, ricca di uomini che hanno in un certo senso dato lustro non solo al paese di Gran Michele, ma all'intera comunità siciliana. Vicepresidente, prima di ripassare di nuovo la voce a lei e parlare anche del giorno in cui gira tutto attorno al Cristo alla Colonna, la Domenica delle Palme, il mercoledì, voglio passare un po' la parola al professore Saverio Amato, che ha scritto il libro, capendo anche perché è stato scritto, è il primo libro che viene scritto su questa religiosità del Cristo alla Colonna. C'erano storie, notizie lasciate così, ora è stato messo tutto nero su bianco. Molte altre notizie, come ci diceva il vicepresidente, ancora esistono, che possono essere scoperte, possono essere inserite per ricostruire la storia della città, la storia di Gran Michele. Ora, proprio sul libro, è stato scritto questo libro, Il Cristo alla Colonna di Gran Michele. Partiamo il perché lei ha deciso di scrivere questo libro.
La prima idea è venuta fuori dopo la sentenza, dopo che i civili avevano ricevuto quella sentenza definitiva che li reintegrava nell'organizzare, nel loro diritto di organizzare la processione e di portare, perché sono le testuali parole, di portare Cristo alla colonna in processione. Mi sono offerto, ho proposto, perché non mettiamo nero su bianco? Ma perché mettere nero su bianco? Perché mi sono accorto che a poco tante tradizioni, tante storie riguardanti la nostra città si vanno perdendo. Vedendo altre ricerche, per esempio, si accennava a un culto di Santa Filomena a Gran Michele. Non ne avevo mai sentito parlare, non se ne parla più. Perché fare perdere queste tradizioni? E allora ecco, mettiamo nero su bianco e facciamo conoscere almeno questa per il momento, poi parleremo anche di altri avvenimenti, di altre tradizioni. Il rammarico è di non averci pensato prima perché altre persone, i genitori quindi dell'Associazione Cristo alla Colonna, che avrebbero potuto darci chissà quale marea di informazioni sulle tradizioni, sui riti. Purtroppo non ci sono più e quindi non hanno potuto fornircela questa informazione. E allora ci affidiamo alla memoria di ciò che ricordano loro, ma anche di ciò che i loro genitori hanno raccontato a loro e loro le hanno riferito a me. Quindi partiamo prima dalla documentazione e poi mettiamo anche nero su bianco per quanto riguarda tutte le tradizioni, tutti i riti che si svolgevano. Quindi andiamo a fare ricerche per trovare i documenti. Un po' di documenti li avevano loro, un po' di documenti siamo andati a cercarli. Dove andarli a cercare? Il punto più indicato è l'archivio storico diocesano di Siracusa. Ma lì c'è chiaramente chissà quanti milioni di documenti. Non è facile andare a fare una ricerca lì perché servirebbe tempo a non finire. Però quel poco che si è potuto trovare lo abbiamo utilizzato per inserirlo qui in questo libro e per costruire la storia del Cristo alla colonna. Allora, la storia ci dice con i documenti che il Cristo alla colonna era già venerato a Occhiolà, che viene distrutto nel 1693, e poi verrà fondato Gran Michele. Siccome tutto ciò che a Occhiolà esisteva fu portato tale e quale a Gran Michele, quindi ciò che la chiesa matrice che esisteva a Occhiolà fu ricostruita a Gran Michele con le suppellettili, i quadri, gli arredi portati nella matrice di Gran Michele, la chiesa di San Leonardo pure fu trasferita a Gran Michele, quadri e opere d'arte tutte portate e anche i riti. Nella chiesa dello Spirito Santo, in cui esisteva un altare e una statua del Cristo alla colonna, e purtroppo abbiamo soltanto due documenti che ce ne parlano direttamente. Perché del terremoto noi abbiamo due sole cronache. Una è di un dottor Mario Centorbi, che era un giurato della città di Occhiolà e che poi fu un amministratore, uno degli amministratori della nuova città di Gran Michele. E l'altro purtroppo è di anonimo, non sappiamo di un anonimo, non sappiamo di chi. La chiamiamo la veridica relazione, non sappiamo, non ne conosciamo l'autore. Loro citano l'esistenza della cappella del Cristo alla colonna e della statua nella chiesa dello Spirito Santo di Occhiolà. I cosiddetti civili, benestanti, borghesi, agiati, benestanti di Occhiolà, si offrono di finanziare la costruzione della cappella, la costruzione di questa cappella e l'acquisto della statua. Quindi ricevono un privilegio di remunerazione. Cioè, avete compiuto quest'opera pia e io vi remunero con questo privilegio. Questo è ciò che fa il vescovo Francesco Fortezza, allora vescovo di Siracusa, perché Occhiolà apparteneva alla diocesi di Siracusa, anche Gran Michele fino al 1816, quando viene fondata la diocesi di Caltagirone. Il vescovo Fortezza concede questo privilegio, ma non solo, lo concede con l'approvazione del principe, il Carafa in quel momento. Il Carafa che era anche superiore al vescovo stesso, perché il Carafa era legato pontificio. Da parecchi secoli i principi di Butera erano legati pontificio, quindi erano, anche se laici, ma da un punto di vista di amministrazione religiosa, erano superiori anche ai vescovi, i principi di Butera. E il Carafa in quel momento era principe di Butera, quindi è lui che approva, è lui che dà questa remunerazione, questo privilegio.
Il terremoto distrugge purtroppo Occhiolà, si trasferisce tutto quello che si può trasferire da Occhiolà a Gran Michele e anche a Gran Michele si costruisce la chiesa dello Spirito Santo e le famiglie, o comunque i superstiti, perché una metà della popolazione, 1500 circa su 3000, finì sotto le macerie purtroppo, i superstiti delle famiglie costruiscono di nuovo l'altare e restaurano la statua. La statua poi subirà anche un altro, tra virgolette, incidente, si brucerà la parte inferiore, infatti è evidente la linea di divisione tra la parte vecchia, definiamola vecchia, insomma, sempre bella, sempre una bella statua seicentesca, barocca, e si nota chiaramente che è una statua barocca, non sono un esperto d'arte evidentemente, ma una ricognizione sarebbe opportuno farla fare ad un esperto. La parte superiore è la parte in legno, che è ben conservata ed è ben fatta. La parte inferiore adesso è in cartapesta, perché quando si bruciò la parte inferiore fu ricostruita, ma in cartapesta. Non è bella come la parte superiore, effettivamente, quindi si nota la differenza tra l'una e l'altra parte. In ogni caso, torniamo alle nostre tradizioni. A Gran Michele, sin dalla fondazione di Gran Michele, i civili continuano la tradizione di Occhiolà, cioè continuano a perpetrare questo diritto, privilegio di organizzare la processione e di portarlo in processione, solo esclusivo diritto. Si perde nella memoria adesso cosa facevano, come organizzavano, dove tenevano i vari arredi, la bara, all'inizio del Settecento, per tutto il Settecento, come si svolgesse la processione. Non abbiamo le idee chiare, perché purtroppo ci mancano le testimonianze sia scritte sia orali, però possiamo risalire noi fino all'inizio del Novecento, ma sempre con la memoria, perché non ci sono documenti scritti, fino a quando il vescovo Mondello, giusto, decreta che ai civili si possono affiancare anche i confrati, iniziativa che viene ben accolta. Ma è il vescovo Mondello che nell'88 concede questo privilegio anche ai confrati. Precedentemente, il più antico documento è del vescovo Alagona, sempre di Siracusa, del 1799, che dice il diritto appartiene soltanto a loro, perché a quanto pare i confrati avranno fatto pressioni più di una volta per poter avere questo diritto di portare Cristo alla colonna. Alagona dice no, si rispettino le regole, perché i civili hanno, quelle famiglie hanno quel diritto, come comprovato, dice, da documenti da noi posseduti, che io purtroppo non sono riuscito a reperire in ogni caso. Ma se il vescovo Alagona dice che ha quei documenti, vuol dire che possiamo credergli, i documenti ci sono. Quindi il diritto spetta ai civili, che poi si possano affiancare altri, d'accordo. Il problema nasce un po' di tempo dopo, quando questo diritto viene negato. Quando con la frase i tempi cambiati. Questa è la frase del Mondello, e ha ragione di dirla: i tempi sono cambiati, i tempi sono diversi da prima. Ormai i privilegi sì, ci sono, nella Chiesa ci sono i privilegi, in senso buono evidentemente, ma cerchiamo di farne partecipi anche altri membri del corpo della Chiesa, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema nasce quando ai cosiddetti civili, con vari pretesti, viene proibito di portare il Cristo alla colonna, di organizzare e portare. E allora ecco qui qualcuno si prodiga per passare a via legale, fino ad arrivare alla Sacra Rota. La Sacra Rota, che in un primo momento aveva bocciato questa richiesta, e la richiesta era stata bocciata sia dal Tribunale Ecclesiastico di Caltagirone, sia dal Tribunale Metropolitano di Siracusa, da cui dipende quello di Caltagirone, sia dalla stessa Sacra Rota. Però l'avvocato trova altri motivi per cui rifare la richiesta, o comunque fare il ricorso, e la Sacra Rota, studiando bene le carte, riconosce questo diritto. Io ho riportato tutti i documenti che è stato possibile reperire, compresi i documenti in latino che ho fatto tradurre. Cioè,
Avrei potuto farlo anche io, ma sarebbe stato un lavoro piuttosto lungo perché ormai non ho tutta quella dimestichezza con il latino che avevo una volta. E allora abbiamo dato l'incarico al professore Palermo, don Giuseppe Palermo, che insegna qui al liceo classico Segusio di Caltagirone. Eminente latinista io lo definisco perché effettivamente lo stimo moltissimo per la sua vasta cultura, vastissima cultura di greco e di latino. È sempre piacevole discutere di lui, con lui. Di questi argomenti e ce li ha tradotti lui questi testi latini e sono riportati sia i testi latini che la relativa traduzione italiana, perché chi non sa il latino evidentemente si riferirà alla traduzione italiana. Professore, io la interrompo perché sì. Non vogliamo svelare il contenuto di questo libro, i documenti che finalmente vengono resi pubblici attraverso questo libro. Chi ha seguito un po' la storia, i cittadini che sanno questa storia possono leggere questi documenti, hanno finalmente un documento su cui poter approfondire eventualmente la conoscenza storica di questa tradizione. Professore, parliamo della presentazione di sabato. Sabato presenterete questo libro. Sì, sì. Sabato. A chi è rivolto principalmente sabato. E chi ci sarà presente? Allora, noi abbiamo cercato di invitare tutta la cittadinanza con inviti personali. Molti hanno promesso che verranno, qualcuno ha onestamente detto purtroppo non posso esserci per certi motivi, validissimi per carità, per esempio più di un prete, avendo la messa proprio il sabato sera alle 7, si è scusato dicendo di non poter essere presente. Però abbiamo noi, sì, le autorità evidentemente, ma soprattutto quello che mi interessa è la presenza dei giovani, dei ragazzi. Perché queste notizie, questi input, bisogna darle proprio ai ragazzi. Io cerco di coinvolgerli perché, vabbè, faccio francese al commerciale di Gran Michele, ma mi interesso anche di storia. Ho studiato occhio là, studio le tradizioni granmichelesi. Mi piace tramandarle agli altri, comunicarle agli altri e fare in modo che i ragazzi si appassionino, perché non c'è futuro senza conoscere il passato dobbiamo conoscerlo. Allora io cerco di stimolarlo, di stimolare i ragazzi, i miei ragazzi perlomeno, gli studenti, facendo dei progetti, anche delle escursioni. Proprio martedì siamo andati ad Occhiolà a visitare i vari luoghi, prima avevamo fatto un piccolo progetto per parlarne così in maniera teorica, descrivendo i luoghi in cui si svolsero i fatti del terremoto, poi siamo andati a vederli di presenza questi luoghi. Bisogna stimolare la volontà dei ragazzi, e i ragazzi ci tengono a conoscere, dico non il 100%, ma in buona parte sono affezionati. Il difetto sta in noi più che nei ragazzi, sta in noi perché noi non comunichiamo. Se noi comunichiamo, c'è molta gente che risponda favorevolmente e si diletteranno pure a partecipare a manifestazioni riguardanti la nostra storia. Quindi bisogna comunicare continuamente con i ragazzi. Certo, per me è semplice perché io ce li ho sempre davanti, io ho ragazzi che vanno dai 14 ai 20 anni, quindi è facile comunicare. Ed è anche bello perché quando ti rispondono positivamente ti senti molto molto gratificato. Professore, io mi sono appuntato chi sarà presente e chi discuterà di questa presentazione. Avrete la presenza del vicario diocesano della cultura, proprio della diocesi di Caltagirone. Avrete sempre la presenza del presidente dell'associazione Cristo alla Colonna, Filippo Silesi, che ha fatto la presentazione in questo libro nelle prime pagine. Poi ci sarà la presenza di Don Salvo Luca, parroco ovviamente attuale della Chiesa Spirito Santo, che ha curato la prefazione di questo libro. Poi la presenza del notaio dottore Giuseppe, che ha seguito anche un po' la vicenda di questa associazione, l'ha curato un po' la realizzazione e la nascita di questa associazione. In più ci sarà anche il coro polifonico di Caltagirone, se non mi ricordo il nome preciso, coro San Giuliano, il coro San Giuliano, che allieterà questa presenza. Io sono presente nella doppia figura. Io mi scuso perché non ricordavo il nome, che allieterà anche questa presentazione del libro. Allora, professor, l'ultimo invito per lei, poi ripasso la parola al vicepresidente. Che posso dire? Se la vicenda vi appassiona, se l'argomento è di vostro gradimento, venite a sentire quello che abbiamo noi da dirvi, come, così per presentarvi il libro.
Poi prendetelo, lasciate qualche cosa perché qualcosa che si lascerà sarà donato alla Chiesa dello Spirito Santo per la realizzazione di qualche opera. Mi pare che si stia pensando a fare i banchi, ma non c'è nessun obbligo evidentemente, va bene. Il libro è gratuito per chi lo volesse, è un omaggio che facciamo. Perché sempre dobbiamo badare più alla divulgazione della cultura che non a incassare. Non abbiamo guadagnato niente, non vogliamo guadagnare niente su questo testo. Ecco. Professore, attendiamo allora tutti sabato alle ore 19 presso il Salone delle Suore di San Vincenzo, comunemente chiamate le Suore Figlie della Carità. Le Suore dell'Immacolata, comunemente chiamate, dove ci sarà questa presentazione alle ore 19. Ultima battuta anche al vicepresidente, diamo invece l'invito ai riti della Settimana Santa in cui l'associazione Cristo alla Colonna sarà presente, cioè la domenica e il mercoledì. Sì, prima voglio fare una parentesi, il documento dell'88 di Monsignor Mondello non fu un atto d'imperio, questo lo voglio sottolineare. Monsignor Mondello, da quel sant'uomo che è, ci convocò e ci convinse con le sue parole. Ci convinse, fu un atto che noi accettammo prima ancora che fosse scritto, quindi questo è da sottolineare. Mai, mai Monsignor Mondello volle fare un atto d'imperio, nel modo più assoluto, anche perché il parroco di allora, il sant'uomo del parroco di allora, il parroco Astuto, era una persona che a poco aveva lavorato su noi, per farci accettare questo stato di cose. Noi più giovani eravamo già pronti, i vecchi erano un po' più restii, però poi la cosa andò così. Allora, noi abbiamo domenica, la Domenica delle Palme, l'apertura del Cristo alla Colonna, il mercoledì c'è l'uscita del Cristo alla Colonna per le vie della città, è un percorso storico, che si trova anche nei libri di storia italiana, nell'edizione delle Inaudi, dei libri della storia d'Italia, questo percorso, che però con comune accordo con il parroco, anzi devo dire per una nobile e bella idea del parroco che noi abbiamo accettato, verrà fatto un anno il percorso storico, un anno un altro tipo di percorso, perché è giusto che il Cristo alla Colonna possa andare fuori da questo percorso storico e possa anche abbracciare altre vie della città, specialmente dove ci sono gli ammalati, dove ci sono persone anziane, dove ci sono persone che soffrono. Noi l'abbiamo accettato di buon cuore questo passaggio. Poi al rientro ci sarà la chiusura del Cristo alla Colonna e lì con la chiusura del Cristo alla Colonna finisce il rito del Cristo alla Colonna e iniziano altri riti come la processione del Cristo morto ed altro ancora. Sia la Domenica delle Palme, il mercoledì specialmente, il venerdì sono le tre funzioni, esatto, per la devozione popolare granmichelese le più sentite. Esatto. Si vede tranquillamente che sono più a queste funzioni che anche alla festa del patrono. Una volta c'era anche la processione della croce di San Leonardo, che usciva una volta ogni 10 anni. Poi questa cosa non si è sentita. Sì, ma poi si è sospesa perché si temeva che la statua potesse deteriorarsi, esatto. Quindi cercato di... Andiamo un po' a concludere, riepilogando velocemente: sabato alle ore 19 la presentazione del libro, domenica sera verso le ore 20:30-21, quest'anno c'è un orario ben preciso, ci sarà l'apertura della Cappella del Cristo alla Colonna, preceduta anche da delle simbologie, dei fuochi che verranno sparati da Piazza Gallo Maria Caraffa fino in chiesa, che hanno anche loro... Che sono tanti quanti sono i colpi di frusta che ebbe il o perlomeno tanti quanti pensavano potesse essere, perché sono 100 colpi. Lo dico pure qua, sono 100 colpi in memoria dei presunti 100 colpi, 100 frustate che Gesù ricevette durante la flagellazione. Però non furono 100 perché dalla sindone mi pare che risultino semplicemente 39, ma sì, già 39 frustate con il flagellum era qualcosa di massacrante. Questa simbologia, l'apertura come abbiamo detto verso le ore 20:30-21, poi mercoledì alle ore 20 la processione, subito dopo il rientro della processione la chiusura della cappella del Cristo alla Colonna.
che rimane chiusa fino all'anno successivo. Bene, mi sembra che possiamo concludere. Mi sento di ringraziare Saverio Amato, che ha scritto questo libro, professore, e il vicepresidente dell'associazione Cristo alla Colonna, Elio Angelico. Con questo possiamo chiudere, abbiamo visto gli appuntamenti e gli inviti a questi eventi. Lascio la parola a Nancy Sembene per l'ultimo approfondimento di oggi di Stasera Con, e vi auguro buon proseguimento.